mi collego un attimo ad un particolare. Quando si prende parte a delle attività o comunque si fa parte di una famiglia, di un'associazione come appunto l'Uniamoci, tu entri, io lo dico perché ho vissuto la stessa identica cosa, io sono entrato qui fine 2017, dopo una selezione fatta anche dalla professoressa Maria Luisa Giaccone, che ne approfitto per salutarla, e sono partito per prendere parte a questo progetto VAI, Voluntary is an Active Involvement, e alla fine sono partito per dare tutto quello che a livello umano avevo dentro. Ne sono tornato dopo 2 settimane arricchito, cioè era più, come dice la professoressa, più quello che avevo ricevuto rispetto a quello, a quello che avevo dato, ma non perché io e i miei compagni di viaggio, che oggi sono pure qua, abbiamo dato poco, ma davvero queste sono di quelle attività, di quelle esperienze, oltre che di vita proprio personale, che ti danno davvero tanto, che ti fanno crescere, ti fanno davvero rendere conto di tutto quello che c'è in giro per il mondo. E grazie all'associazione tanti giovani di ogni età hanno la possibilità di sperimentarsi con questa attività e di conoscere davvero meglio se stesso. Quindi quando questa sera tornerete a casa, domani, parlatene in giro, perché davvero con i vostri nipoti, con i vostri figli, con i figli dei vostri amici, con i figli dei vostri parenti, con il vicino di casa, perché queste sono davvero attività, esperienze che, lo dico perché l'ho vissuta io su me stesso e lo vedo negli occhi delle persone che oggi sono qui e che hanno partecipato ad altri progetti, lo vedo negli occhi dei ragazzi che sono oggi qui e che vengono da altri paesi, sono davvero di quelle esperienze che possono davvero cambiarti la vita, sicuramente in positivo. Quindi grazie alla presenza per il suo intervento. Andando avanti, io ci terrei a chiamare qui il consigliere comunale Gianluca Inzerillo, che ci segue ormai da qualche anno. Grazie consigliere.